Armando, nel momento in cui ci ha passato il testimone, più che prima, nel mentre, ci ha fatto una grande raccomandazione, che è stata quella di continuare a fare e a produrre l'amaro esattamente, rigorosamente come lui ci stava insegnando. È stato, diciamo, come fare una ricetta di cucina, quindi uno va un po' così, legge la ricetta, un po' alla leggera, però c'è sempre la persona che ovviamente chi ne sapeva meglio di lui, lui ci ha seguito e le cose più importanti sono tutte le cose che costituiscono la produzione del Formidabile. Gli accorgimenti erano che tutto dovesse essere fatto come aveva definito lui, ci ha affiancato apposta per questo, è stato bello il cucinare insieme. Durante la costruzione della ricetta, per noi la costruzione, perché lui oggettivamente già la conosceva, ogni tanto ci trovavamo nelle condizioni di doverci fermare perché anche lui oggettivamente ci diceva: guardate, mi fermo un attimo che era provato. E lì ho conosciuto Armando un po' di più, un po' di più, tra una sigaretta e l'altra. Oggettivamente è stata una fortuna averlo conosciuto perché è stato anche, insomma, formativo, piacevole, insomma, è stata una fortuna. Devo raccontare un momento emozionante vissuto con Armando. Racconto sempre un momento in cui lui non era effettivamente più presente con noi. Qualche mese dopo, nel finire il trasloco del mobilio dal suo laboratorio di San Basilio a questo in Pallini, aprendo un cassetto ho ritrovato una lettera che lì per lì mi sono chiesta cosa tratta e soprattutto di chi è l'autore, perché effettivamente è una calligrafia bellissima. E quindi in curiosità ho letto questa lettera. A chiusura della lettera mi sono emozionata, mi ricordo perfettamente che mi sono venute le lacrime agli occhi perché ho capito che era qualcosa che Armando aveva lasciato per me, per noi che oggi produciamo questo formidabile, ma anche per tutti coloro che oggi ancora lo bevono e lo assaggiano. Comunque Armando in questa lettera parla di una cosa secondo me molto, molto bella, che è l'energia e la dedizione che noi mettiamo in tutto ciò che facciamo. E lui dice: il mio amaro è un amaro dato dall'energia che ciascuno di noi mette in quelle gestualità che non hanno nulla di meccanico, nulla di automatizzato. In quel momento ho detto: ecco, questo era quello che Armando ci voleva lasciare e ci voleva forse insegnare.